Perché comunque gli alunni lavorano in una prospettiva anche di un futuro, di una formazione utile, spendibile per il futuro nel mondo del lavoro, perché come dicevo io stamattina, molti dei concorsi hanno all'interno una parte relativa alla lingua straniera, quindi insomma lo studio delle lingue sicuramente è fondamentale a livello sia di discipline in sé, sia anche spendibile per il futuro lavorativo, anche in vista di una mobilità europea, se vogliamo. Benissimo, detto questo, allora ringrazio in ordine di intervento, perché poi darò la parola alla professoressa Ferrantelli, e ringrazio la presidente della MOPA, professoressa Ida Rampolla del Tindaro, che conosciamo già nella nostra comunità educante di Marineo, che spesso ha partecipato appunto alle nostre iniziative alla promozione della lingua francese. Poi anche la Teresa Di Caro, promotore del primo patto di gemellaggio, che insieme a lei insomma interverrà questa sera, il sindaco di Marineo, onorevole Franco Ribaudo, e poi Madame Véronique Bouteille, attaché de coopération linguistique, addetta alla cooperazione linguistica dell'ambasciata francese. Ancora è importante questa sera ricordare il rappresentante del comitato di gemellaggio di Saint-Sigolène, François Balmont. Continuo ancora con l'intervento dei rappresentanti del comitato di gemellaggio di Saint-Sigolène di Marineo, Ciro Realmonte, e l'insegnante Serena Tantillo, che è la nostra referente del gemellaggio con Saint-Sigolène. Andiamo avanti, ovviamente l'invito è stato esteso anche alle due scuole, la scuola pubblica e la scuola privata di Saint-Sigolène, e la mia collega Mon Mison della scuola pubblica ha lasciato un messaggio alla professoressa Ferrantelli, che lei stessa stasera leggerà. Infine interverrà pure Rosalia Bibona, che è la referente della MOPA Sicilia. Ecco, diciamo che questa è una preziosa occasione per incontrare voi che siete, diciamo, anche degli importanti interlocutori per noi, al fine di considerare l'eccellenza un elemento fondante del nostro piano dell'offerta formativa triennale. Tantissimi. Come ha detto benissimo, come ha detto la dirigente Maria Concetta Buttiglieri, felicissima di questa manifestazione. Adesso in ordine daremo la parola a tutti. A Ida Rampolla del Tindaro, appunto presidente della MOPA, poi parlerà la professoressa Teresa Di Caro, appunto interprete del primo patto di gemellaggio tra Marineo e Saint-Sigolène, gemellaggio storico, 37 anni di gemellaggio, gemellaggio più attivo e più antico d'Europa, e anche commander dell'Association AMOPA. E poi daremo la parola al sindaco, onorevole Franco Ribaudo, che rappresenta l'istituzione della nostra comunità marinese, nonché testimone della nostra identità, legata da anni appunto ai sigolenesi, i nostri amici francesi. E successivamente parlerà Françoise Balmont, la presidente del Comitato di Gemellaggio Francese di Saint-Sigolène, e a seguire Ciro Realmonte, che è il presidente del Comitato di Gemellaggio di Marineo, che rappresenterà tutto il comitato presente con noi. Infatti abbiamo alcuni dei membri del comitato, come Ilaria Costa, Marina Di Peri e neanche Virgilio Ferrara, che dobbiamo ringraziare perché grazie a lui avremmo la registrazione della manifestazione, sia
sia di questa mattina e sia pomeridiana, e grazie a lui diciamo, avremmo pubblicato su Palermo Today e su Balarm il resoconto di questa manifestazione. Quindi grazie ancora una volta, oltre ad essere membro del comitato, si è offerto proprio per dare il suo grande contributo. E successivamente ringraziamo anche la referente della MOPA Sicilia, Rosalia Bivona, e Mo Mison, che è appunto la preside della scuola pubblica di Saint-Sigolène, e Gilbert Céline, del preside della scuola pubblica della scuola privata di Saint-Sigolène. Un grazie gigante va soprattutto ai miei alunni, che poi più tardi ci delizieranno presentandosi in lingua francese e recitando alcuni di loro delle poesie, il cui tema centrale è stato voluto da loro proprio centrato sul gemellaggio, sul valore altamente come dire, civico di quest'unione sancita da tantissimi anni e quasi direi indelebile, perché leggendo le loro poesie, leggendo le loro parole, ho potuto riscontrare, non essendo io marinese di origine, ma vivendo qui da tempo, ho potuto riscontrare veramente questo legame inscindibile, questo legame vivo, che nonostante questi due anni, diciamo questi ultimi anni rattristiti dalla pandemia, da questo, che non ha potuto permettere il gemellaggio fisicamente, nonostante tutto ciò nei loro cuori esiste ancora proprio questo legame vivo e questa amicizia, come dire, eterna, come qualcuno ha scritto nelle sue poesie, Marineo e Saint-Sigolène, amitié éternelle. Quindi ringrazio tutti coloro veramente che stanno impreziosendo i cuori di questi miei alunni. Bonjour tout le monde. Alors je m'exprime en français puisque j'ai été l'interprète du premier gemellage et que je pense que, étant donné qu'il y a des collègues français, il vaut mieux que je parle français pour que tout le monde me comprenne. Je suis extrêmement ravie de pouvoir participer à cette manifestation et je félicite tout d'abord la directrice de l'Institut ainsi que Madame Ferrantel et la prof qui s'est occupée d'amener à cette réussite les élèves qui ont pu gagner aujourd'hui ce diplôme de compétence en français qui les honore et qui vous honore tous et qui nous honore tous. Et je suis particulièrement ravie également du fait que le jumelage né en 1986 continue avec tant d'enthousiasme, tant de bien forte volonté et que tout le monde soit toujours ravi de pouvoir enrichir l'Europe de cette belle manifestation et cette belle initiative. Je félicite vraiment de tout mon cœur les collègues italiens et français, mais surtout les collègues de Marineo, Madame la proviseure, qui évidemment, c'est grâce à elle que tout cela peut avoir lieu, parce que sans un appui d'une directrice, on ne peut rien faire. Donc vraiment, je suis ravie d'être avec vous ce soir et je suis ravie de pouvoir entendre tout à l'heure les élèves et de pouvoir les féliciter personnellement. On les félicite d'ores et déjà pour leur amour, pour leur passion et parce que je suis sûre et certaine que le français étudié avec enthousiasme et avec plaisir va leur
pouvoir donner une culture plurilingue, multiculturelle et leur permettre un avenir vraiment plus que européen encore, parce qu'on sait que le français est parlé dans le monde entier et que donc la connaissance, une bonne connaissance du français, va leur permettre des carrières brillantes. Donc je félicite tout le monde, je suis ravie d'être ici avec vous encore une fois après belle lurette, et je vous souhaite toujours de continuer avec le même enthousiasme, la même passion que nous partageons en tant qu'AMOPA, en tant que professeur de français, moi aussi en tant qu'interprète de conférence. Ça se pourrait être une des carrières, par exemple, que les élèves pourraient incarner lors de leurs futures études, sachant que de toute façon le français est une langue non seulement européenne mais mondiale, et que l'étude du français ouvre toujours de bien grandes portes. Je vous embrasse tous, je vous félicite tous, je suis ravie d'être ici avec vous. Et puis j'attends avec grand plaisir de pouvoir féliciter personnellement les élèves. Bonne soirée, bonne continuation à nous tous. Ringraziamo la professoressa Teresa Di Caro, che appunto ha evidenziato l'entusiasmo, l'amore per la conoscenza della lingua francese da parte di tutti gli allievi. E davvero, credetemi, se non c'è un vettore di questa conoscenza, cioè un docente che trasmetta questi valori della conoscenza della lingua francese, sicuramente i ragazzi non sarebbero appunto così, così preparati, così entusiasmati nella conoscenza della cultura e del plurilinguismo. Do la parola alla professoressa. Prego, prof. Abbiamo risolto? Grazie, sì, stiamo cercando di risolvere, infatti prontamente si sta mettendo in contatto. Passiamo all'altro partecipante, prego. Questa manifestazione mi ricorda tutta una serie di manifestazioni marinesi che mi sono molto care. Io ho seguito il gemellaggio sin dall'inizio, ma prima del gemellaggio vorrei dire due rapidissime cose sulla MOPA e sulle palme accademiche, perché forse i ragazzi non sono bene informati sulla storia delle palme accademiche. Sono una onorificenza creata da Napoleone nel 1808, quindi nel 2008 è stato festeggiato il bicentenario delle palme accademiche con grandissime manifestazioni in tutto il mondo. Napoleone creò questa onorificenza per i cultori del francese, soprattutto per i professori. Coloro che avevano ricevuto questa onorificenza si riunirono poi in associazioni. Questa associazione fu chiamata MOPA, che significa Associazione Membri dell'Ordine delle Palme Accademiche. È un'associazione diffusa in tutto il mondo. Io ho l'onore e anche l'onere di occuparmi della MOPA italiana, che riunisce appunto coloro che in Italia hanno avuto questa decorazione, che comprende tre gradi: chevalier, officier, commandolo. Cosa fa la MOPA? Si occupa ovviamente del francese, della diffusione del francese, cerca di fare amare questa lingua, di farla conoscere il più possibile, soprattutto nelle scuole. E allora la MOPA italiana ha creato l'albo d'oro dei migliori alunni di francese segnalati dalle scuole. Sono già 15 anni che è stato istituito l'albo d'oro, che riunisce già migliaia di nomi di bravi alunni di francese che ricevono quell'attestato che questa mattina la scuola ha distribuito agli alunni. Quindi è un onore far parte dell'albo d'oro, significa che si è i bravi studenti di francese, che si conosce il francese, e tutto questo avviene naturalmente grazie alla dedizione, all'impegno degli insegnanti
i quali anche loro sono iscritti in una specie di albo loro destinato, cioè fanno parte di un elenco dei bravi insegnanti di francese d'Italia. Queste manifestazioni finora sono state realizzate in presente, c'erano sempre gli alunni con i genitori, le famiglie, gli insegnanti, erano bellissime manifestazioni. Ricordo in particolare quella del 2012, quando è venuto a Palermo l'ambasciatore di Francia. La manifestazione si è svolta allo Steri in Piazza Marina, e Piazza Marina era piena, piena di folla, avevamo bloccato la circolazione. Lo stesso ambasciatore era sbalordito nel vedere questa grande partecipazione di popolo a una manifestazione riguardante il francese. Ora purtroppo la situazione che sappiamo ci ha costretti a farla in videoconferenza, la premiazione, però devo dire che non tutto il male viene per Moshe in questo caso, perché in videoconferenza gli alunni hanno la possibilità di partecipare, di parlare, di leggere le loro poesie. Ho sentito parlare di poesie e mi fa molto piacere, perché il gemellaggio di Marineo con Sensi Violenno, al quale io ho partecipato sin dall'inizio, del quale ho bellissimi ricordi. Per esempio ricordo quando venne lo scambio dei santi patroni, la statua di Sensi Golenne fu portata a Marineo, la statua di San Ciro a Sensi Golenne fu un viaggio avventurosissimo, perché la statua, che era molto grande, di bronzo, pesante, non entrava nel pullman, si dovettero togliere addirittura alcune poltrone del pullman per far entrare questa enorme cassa. Quando arrivammo alla frontiera, i doganieri salirono, allora non c'era la libertà di circolazione che c'è ora, e chiesero che cosa ci fosse dentro quella cassa. E io in quell'occasione facevo da interprete, ho detto c'è la statua di un santo, la statua di un santo, naturalmente fecero un viso molto perplesso. Comunque ci hanno creduto, però hanno detto e avete l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali? Non l'avevamo, non ci avevamo pensato. E allora San Ciro non passa. Dall'altra parte del traforo c'erano già il sindaco di Sensi Golenne con la banda musicale, con tutto l'ufficio del municipio al gran completo, e San Ciro non passava, eravamo disperati. Finalmente, telefonando a Roma con telefonate frenetiche, arrivò l'autorizzazione, San Ciro poté passare la frontiera. E questo, insomma, insieme a tanti altri episodi che potrei raccontare, ma non voglio dilungarmi, ma comunque bellissimi ricordi di questo gemellaggio del sindaco Jean Salk, che era un convinto europeista che veniva sempre con grande entusiasmo a Marineo. Avevo raccolto, però non voglio tenervi a lungo, molto materiale sul gemellaggio. Per esempio, non so se lo vedete, questo è il diploma che fu fatto per il decennale del gemellaggio, poi per il 25ennale, per il trentennale, tante altre pubblicazioni dove ci sono poesie in siciliano e in francese, che dimostrano appunto la vicinanza anche delle due lingue in queste occasioni. Per esempio vi leggo solo tre versi in siciliano: un gemellaggio fa 25 anni, come uno un tempo, amici marinesi, frati segolinesi, ed ecco in francese: le jumelage fait ben 50. Le tombas vite, mi marinè, frère Sigolenois. Quindi, come vedete, anche il dialetto e il francese si incontravano in poesia. Poi, quando ci fu la prima cerimonia del gemellaggio, con i due sindaci che si giuravano fedeltà reciproca, ognuno nella lingua dell'altro, sembrava il giuramento di Strasburgo, anche quello fu un momento di grande emozione, per tutti. Era presente una grande poetessa siciliana, purtroppo ora scomparsa, Anna Maida Dragna,
la quale scrisse una poesia in francese proprio ricordando quel giorno del gemellaggio. E con le sue parole che io ora vorrei concludere il mio intervento. Come sapete, molti siciliani hanno scritto in francese, ci sono opere letterarie importantissime di siciliani che hanno scritto in francese. Ne ricordo uno per tutti, il grande poeta Navarro, Emanuele Navarro della Miraglia, il quale scriveva delle poesie in francese e le mandava a Vittor Hugo, il quale gli rispondeva: non so se io sono un poeta, ma so che voi lo siete. Quindi pensate un po' che complimento. Allora, Anna Maida Adagna, sulla scia di questi grandi esempi di poeti siciliani che hanno scritto in francese, ha scritto un'ode a Marineo, che vi leggo rapidamente. Une foule bourdonnante remplit le moindre centimètre du large espace devant le beau château de Marineo. Une ruse très utile. Mon bien-aimé français servit sans avarice, mais fait gagner chaise. Le brun du sud, cheveux au reflet de nid, yeux mystérieux de bende, porte un aile soleil, contraste vivement avec le blond du nord. Bleu mûr des chevelures, bleu miette d'azur dans le regard, velours de pêche sur le visage. La neige était tombée pendant la nuit à Saint-Storette, tandis qu'au Marineo, quelques bras nus déjà cueillent le printemps éveillé et maillé de fleurs. Partout flottent des drapeaux à la brise légère, éclats de fanfare, carillon à la volée. Les deux petites villes unies en jumelage savourent à l'unisson le beau cru vert que leur belle amitié a nuit. Gli amici francesi che ci ascoltano certamente avranno apprezzato questo inno a Marineo e a Saint-Sigolène, alle loro caratteristiche, alla loro bella amicizia che dura da tanti anni. E ora sarò felice di sentire invece le poesie degli alunni di Marineo, che tante volte, correvo dire, si sono fatti onore con i Marineo, quelli di altri paesi del circondario, di Villafranchi per esempio, si sono fatti onore con le loro poesie scritte in francese e premiate in uno dei concorsi della MOPA, che organizza un concorso proprio per le poesie in francese. Ed è molto bello che dei ragazzi stranieri vincano un concorso per una poesia scritta in una lingua che non è una loro. Vedo con piacere che gli alunni di Marineo continuano la bella tradizione e quindi do ad essi la parola, mi compiaccio con loro, con la professoressa Ferrantelli, con la dirigente, con tutti coloro che hanno incoraggiato e appoggiato questo gemellaggio, quindi con il sindaco e il comitato del gemellaggio, che continuano questa bella tradizione in nome dell'amicizia internazionale. Grazie e a voi la parola. Benissimo, buonissimo, professoressa, davvero ci ha fatto tanto piacere sentire questa poesia e sicuramente appena noi attiveremo, come dicevo all'inizio del mio intervento, all'interno del sito istituzionale la sezione proprio dedicata all'eccellenza della MOPA, inseriremo anche questa poesia, che potrebbe essere per noi appunto l'emblema di questo gemellaggio e dello studio dell'eccellenza e della lingua francese dell'eccellenza. Sono d'accordo con lei perché deve pensare che a casa mia il francese si è sempre parlato, mio bisnonno che era un agronomo aveva tutta una sezione di libri legati tutti in francese, lui parlava in francese con mia madre, quindi mia madre non c'è più da qualche mese, però mi ha trasmesso questo amore per la lingua francese. Adesso, siccome è collegato al sindaco che si è... è quasi un dovere, ma sì, perché i ragazzi lo sentono, io oggi ho sentito le poesie dei ragazzi, ho sentito l'impegno che mettono in questa iniziativa che da anni si ripete, e si ripete col cuore, perché è inutile, il gemellaggio ha lasciato e lascia ancora una traccia importante nella nostra comunità e credo anche in quella francese, quindi è un modo questo per tenere vivi questi rapporti, queste relazioni umane e sentimentali, direi.
Quindi un ringraziamento a tutti voi, un saluto, un abbraccio. Io sono collegato col telefonino perché purtroppo sono fuori e sto facendo altre cose, tante altre cose. Però devo ringraziare la scuola, la parte della scuola, la maestra Ferrandelli, ma anche coloro che è una forma, è un modo questo veramente per tenere vivi i nostri sentimenti. E di questo, insomma, se ci sono collegati gli amici Fratelli Francesi, voglio mandare un saluto a loro, al nostro sindaco, Dominique, non so se c'è in linea, Dominique. Vorrei anche salutare tutti i professori della scuola, che dall'altro lato, insomma, dalla Francia, si stanno anche loro impegnando per presentare il progetto. Speriamo presto di riprendere appunto gli incontri, di riprendere di nuovo lo scambio che abbiamo sempre fatto, perché ci sta, devo dire ci manca, manca ai ragazzini, manca alla nostra comunità. Quindi un abbraccio a tutti voi, veramente di cuore, ciao a tutti. Sono la carrellata di tutti i componenti alunni di questa riunione. Sì, allora io prima di passare la voce agli alunni, anche se so che hanno la precedenza rispetto a tutti noi, devo darvi i saluti, devo portare i saluti di Mommiso, preside della scuola pubblica di Saint-Sigolène, perché ci teneva tanto, ma in realtà appunto non è stata, per motivi di impegni lavorativi, non è stata con noi, ma le sue parole sono con noi. Chers amis marinens, la pandémie nous empêche, nous contraint, nos voyages sont annulés, nos rencontres suspendues, mais il nous reste la lecture et l'écriture. Celles-ci nous permettent d'autres voyages et d'autres liens. Alors, lisons et écrivons sans modération. Félicitations à tous, à vous tous. Merci. Ecco, erano le parole di Mon, che ci teneva tanto a comunicare. Ragazzi, e si felicita con i ragazzi per i traguardi. Benissimo. Sì, per i traguardi ottenuti e anche per puntualizza l'importanza della lettura, della scrittura, perché praticamente tramite la lettura e la scrittura comunque si mantengono vivi altri viaggi, altri legami, e quindi non bisogna assolutamente tralasciare l'importanza proprio di quanto appena detto. Ok, adesso diamo la parola ai ragazzi. Io direi di fare cominciare. Io ho l'elenco qua dei ragazzi. Sì. Come li coordiniamo? Sì. Allora, teoricamente dovrebbe iniziare Vincenzo Rigoglioso, ma io vorrei dare la parola per primo al nostro carissimo alunno San Cimino Edoardo, perché sarà un po' stanchino oggi. No? È la nostra eccellenza, come ho detto. Un'ora davanti al computer. Merci. Oggi je m'appelle Edoardo San Cimino, j'ai 14 ans e je frequento le collège de Marineo. E je suis en troisième B. E j'adore la France. J'écris du possible pour les jumelages. Les jumelages, c'est un mot plein de fraternité, amour et félicité. Tu connais beaucoup de frères. Et de nouvelles amitiés commencent. La tristesse arrive quand chacun doit rentrer chez soi, mais les souvenirs restent dans le cœur. Bravissimo! Bravissimo. Bravo! Ecco, riflettiamo, come ho detto questa mattina,
le souvenir restent le pierre. Questa è una frase fondamentale su cui questa mattina ci siamo soffermati, vero Edoardo? Sì, allora, sì. Ecco, il ricordo nel cuore. È vero che questa mattina siamo proprio impegnati ad avere questo ricordo nel cuore del gemellaggio tra Marimeo e San Sigolen, giusto? Giusto. Bravo Edoardo. Edoardo quest'anno affronterà l'esame di Stato e sicuramente costituirà un'eccellenza in seno all'esame di Stato, ve lo posso assicurare. Come vedete ha una dizione perfetta. Grazie. Grazie. Benissimo, andiamo avanti. Bravo Edoardo. Adesso Vincenzo Rigoglioso. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Vincenzo. J'ai 14 ans et j'aime jouer au football et je fréquente le collège de Marineo. Pour cette occasion, j'ai écrit un poésie sur le gemellage. Je lis moi de mai, quand les guerriers ont entendu chaque année avec une grande joie dans notre cœur. Nous sommes contents de partir à la découverte d'un nouveau pays, à la rencontre de nouveaux amis. Qui nous attend pour nous faire découvrir une nouvelle culture, langue et famille. Oh, mi sentite? Sì, sì. Certo, bene, vai. C'est toi qui nous fait soupirer, quand le départ vient d'arriver. Notre pendule, c'est notre nouvelle amie et sa famille. Les larmes nous viennent. Quand il arrive, le moment de se saluer. Mais cette expérience sera toujours imprimée dans notre cœur et elle fera nous rappeler que tous les hommes sont nos frères. Je lis moi de mai, quand vous, et je les guerriers, et que cette pandémie puisse tout disparaître, on t'attend cette année, avec un grand espoir dans notre cœur. On t'a envie d'embrasser, mes nouveaux amis. Bravo, bravo, emozionato, ma bravo. Okay. Grazie, grazie Vincenzo. E per queste belle parole e passiamo a Federico Grey, no, Maria Clara Scrima. Bonsoir, je m'appelle Maria Clara Scrima, j'ai 14 ans, je fréquente la troisième classe du collège de Magna. Pour cette occasion, j'ai écrit une poésie. Italie, France. Marineo San Sigolen, des pays, des états différents, des traditions et cultures différentes qui ensemble ont planté les racines d'une amitié. Nous avons connu notre diversité et nous en avons fait une nouvelle réalité. Des nouveaux plats à manger, des nouveaux endroits à visiter. De génération en génération, en cette heureuse occasion, de nouveaux amis nous rencontrons. Puis, tristement, nous partons. Le coronavirus a arrêté cette tradition. Ma se ne nous appare pour se, au contraire, se nous a fortifié dans l'espoir qu'un jour nous pourrons nous embrasser à nouveau. Bravissima. Très bien, brava, brava. Grazie anche a Maria Clara per le sue belle parole e adesso passiamo a Federico Greco. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Federico Greco, j'ai 13 ans. Je fréquente la troisième classe du collège de Marineo. J'aime beaucoup la langue française pour sa musicalité. Il y a 4 ans, j'ai fait le voyage en France avec ma classe. Et c'est un bon moment où les Italiens et les Français se sont retrouvés et se sont amusés. Alors, je vais dire un poésie écrit par ma copine de classe de mon laboratoire. Marineo, San Sigolen, amitié éternelle. Des pays lointains, des gens inconnus, se rencontrent par hasard. Mais si, à une amitié, c'est dans le passé. 37 ans sont passés, et nous ne nous sommes toujours pas arrêtés. Même le Covid ne nous a pas éloignés. On se débrouillait avec des lettres. Même si cette année, nous ne nous sommes pas rencontrés. Des amitiés comme les graines poussent dans un sol fertile, riche en culture, en affection et en respect. Le gemellage n'est pas de la bureaucratie ou des papiers signés, mais une véritable amitié
entre la sé. E ne se vederà, ci metà che sciacante mio i farà e le trasmetterà a secondo fa. Merci per l'attenzione. Bravo. Bravo, bravo, ok. Come dice effettivamente Federico, riesce a sentire che il gemellaggio, il nostro gemellaggio, non è semplicemente burocrazia o papier signé o carte firmate, siglate, eccetera, ma è veramente una grande amicizia. Che rimane appunto nei cuori. Ok, adesso passiamo ad Andrea Valletta, che vorrà dirci pure qualcosa. Bonsoir, je m'appelle Andrea, j'ai 13 ans, je fréquente la 3e classe du collège di Marineo Luigi Pirandello. Per questa occasione j'ai écrit un poesie. Mon ami, quand je pense à toi, je pense à la joie. Je pense à l'hospitalité, je pense à l'amour. Mais je pense aussi à la nostalgie et à la distance qu'il y a entre moi et toi. Puis je me souviens de toute l'expérience vécue ensemble. Et je comprends que la distance n'est qu'un nombre. Et que non, nous sommes crochés, mon ami. Nous nous rencontrerons, mon ami, et nous nous fêterons ensemble. Merci, merci. Très bien, Andrea. Speriamo, speriamo che insomma riusciamo a rivederci presto con i nostri amici francesi. Allora, caputo Martina? Martina? Buongiorno a tutti, je suis Martina Caputo, j'ai 13 ans. J'aime danser, sortir avec mes amis et lire des livres. La mia prochaine, c'est un lycée classique de Corleone. L'esperienza di gemellaggio è a tre età, tre belle e appassionante. Un'esperienza che ci raccomanda di vivere a moi di un quadro d'ambos di e che j'andrè de vivere. Le gemellaggio. Je pense que nous avons eu de la chance, car pour moi je suis allée à Saint-Sigolène. Je sais maintenant que les gemellages sont liés à de nombreuses et nombreuses amitiés. Il faut connaître les traditions des autres, de lui différent. Le jumelage nous fait ressentir des émotions uniques et importantes. C'est la nous explorer différentes cultures, traditions, langues et façons de faire. Toutes ça, Michel et Chine, merci encore à mon école. Merci à toi. D'accord. Et Michela Scro, veux-tu lire quelque chose? Veux-tu lire? Chose, oui. Alors, salut à tous, je m'appelle Michela Scro, j'ai 13 ans et je fréquente la 3e classe du collège Marineo. Il y a 4 ans, j'ai eu le plaisir de participer au gemellage où nous avons vu et fait des choses merveilleuses. La famille qui m'a hospité a été très gentille et sympa avec moi, donc c'était vraiment une belle expérience. Pour aujourd'hui, j'ai écrit une petite poésie. Alors, le gemellage. Le gemellage, c'est une expérience magnifique et te provoque des sensations uniques. Marineo et Saint-Sigolène sont en gemellage depuis de nombreuses années. Malheureusement, au cours des deux dernières années, cela n'a pas été possible. Mais j'espère que cette période de pandémie se terminera pour que nous puissions retourner à voyager et à nous revoir. Très bien, à toi aussi, Michela. Et maintenant, passons le mot à la parole à Ciro Barcia. Tu veux dire quelque chose, Ciro? Oui, j'écris un poésie. Ma poésie s'appelle Qu'est-ce que c'est le jumelage? Qu'est-ce que c'est le jumelage? Pour moi, le jumelage couvre de nouveaux endroits et de nouvelles coutumes. Pour moi, le jumelage est l'amitié et la fraternité. Pour moi, le jumelage est le bonheur et la tristesse. Pour moi, le jumelage est un bienvenu en roi. Pour moi, le jumelage est de rentrer à la maison et de pouvoir revivre autre ce qui est de coutume de faire. Ok, Ciro. Merci beaucoup, Ciro. Ok, adesso passiamo la parola agli altri velocemente che si presenteranno e poi in ordine. Quindi, seconda B.
Seconda B? Chi c'è della seconda B? Io e Paola. Avanti, forza, cominciate, comincia tu e poi Paola. Presentatevi semplicemente. Salut, je suis Gaetano Catanzaro e j'ai 12 ans. J'habite à Marineo et je vais au collège Luigi Pirandello, 6ème B. Même si je n'ai pas participé au jumelage, j'aime vraiment étudier la langue française. D'accord, Paola? Très bien. Paola? Bonjour à tous, je m'appelle Paola Bibona, j'ai 12 ans, je fréquente la deuxième classe du collège de Marineo. J'adore étudier la langue française parce que j'adore la France, ses traditions et la musicalité de la langue. Très bien, Paola. Ok, dopo la seconda B in ordine. Seconda C, chi c'è? Seconda C. Michela. Michela Griscione, dai. Bonsoir, je m'appelle Michela Griscione, je 12 ans et je fréquente la deuxième année du collège Luigi Pirandello. J'ai participé à. Moi aussi, avec mes copains de l'école primaire, je suis allée au Saint-Sigalène et j'ai connu de nouvelles amies françaises. D'accord. Comment tu as trouvé cette expérience, Michela? Michela, est-ce que tu es encore en ligne? Michela? Non, elle n'est pas en ligne. Si. Oui. Comment tu as trouvé cette expérience que tu as vécue à l'école primaire? Magnifique. Magnifique, d'accord, merci, ok. Poi c'è Sara Milazzo, professoressa, l'audio, l'audio deve riattivare. Sì, Sara Milazzo. Sì. Sì, bonjour, je m'appelle Sara, j'ai 12 ans, je fréquente la 10e classe du collège Marie Francese. Je pense que la langue française est très importante pour la vie et la culture. D'accord. Merci. Ok. Seconda D, Chiara Salerno. Bonjour, je m'appelle Chiara Salerno, j'ai 12 ans, je suis italienne et j'habite à Marineo in Sicilia. Je suis collégienne, je fréquente le collège de Marineo. Je suis allée Saint-Sigolène avec mes copains de primaire. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec mon copain Wendaline. Et pour ça, je dois le merci. Et encore, je remercie la mamma pour cette premiation. Bravissima. Très bien, très bien. E poi delle terze chi è rimasto? Allora, aiutatemi voi, delle terze chi deve presentarsi? Vediamo. Abbiamo della terza D Maria Clara Scrima e Samuela Maneri. No, Maria Clara si è presentata, Samuela. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, oui. Samuela, attendi un attimo, va bene, Samuela? Ok, oui, oui, oui. Je voudrais intervenir pour dire, pour féliciter les élèves et les enseignants parce qu'ils ont un niveau assez incroyable. Nous, on est là toutes les deux et on écoute les enfants parler. C'est vraiment, vraiment super. Vraiment, toutes nos félicitations aux élèves, aux enseignants, mais vous êtes top. Vous êtes au top. Bravo. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vous êtes très gentille. Moi, je suis amoureuse de cette langue, de ma profession. Donc, c'est pour ça peut-être que mes élèves, comment on peut dire, apprennent bien. Parce que quand on fait un travail avec amour et passion, peut-être ça marche bien pour elle. C'est vrai. Merci en beaucoup. En tout cas, bravo. Hein. Vraiment bravo.
Merci beaucoup. Mais cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu faire beaucoup de manifestations parce que les années dernières, nous, dans mon école, dans mon collège, on prépare les élèves comme guide touristique à l'occasion du jumelage de l'accueil de Sigolène Noix quand il arrive à Marineo. Et donc, cette année, ça nous manque. Mais on va récupérer tout de suite. Oui, oui. Cette pandémie va terminer. Merci. À deux voyages par an. Oui, d'accord. Ok, ragazzi, la professoressa Teresa Di Caro si è complimentata con tutti voi per il vostro livello di competenza in lingua francese che avete raggiunto. E anche per i ragazzi delle seconde che ancora hanno un anno da studiare, ciò non è di poco conto. Quindi mi raccomando, continuate così. Continuiamo con la presentazione degli altri, quindi delle terze. Avevamo Samuela Maneri, dai. Samuela? Ci sei? Samuela Maneri? Sì. Oh, vedi. Je m'appelle Samuela e j'ai 13 ans e je fréquente la troisième classe du collège Louis de Pirandello de Marineo. D'accord, merci. Samuela a un frère qui l'année dernière est sorti du collège et maintenant se trouve au lycée. Samuela, dove sei che io non ti vedo? Siete in tanti. Ed è Antonio Maneri. Antonio, ci sei? Antonio? Non ti vedo. Va bene. Magari ne parliamo dopo. Martina Caputo. No, Martina no, Martina ha già parlato. Adesso chi rimane? Però abbiamo la terza C. E Vincenzo Rigoglioso e Martina Caputo. Ecco l'Antonio è arrivato adesso. Ah, è arrivato. Dov'è Antonio? Ciao. Sì. Allora, te l'aspettavi che quest'anno avresti partecipato a questa meravigliosa, insomma, cerimonia? Sì. Perché Antonio, come altri ragazzi dell'anno scorso che sono usciti dall'istituto comprensivo perché hanno superato gli esami di terza media e si trovano oggi al liceo, è stato invitato a partecipare alla manifestazione proprio perché anche lui negli anni precedenti ha raggiunto dei voti alti in lingua francese. E accanto a lui, oltre a lui, anche Daidone Monica, Di Peri Laura, Pernice Aurora e Spataro Claudia, che dovrebbero essere tra noi. Ok, grazie Antonio. E poi di altri chi abbiamo la terza B con Alessio Schimmenti e Michela Cutrona. E Michela, ecco, si deve presentare Michela perché Alessio già si è presentato, mi pare, o no? No, forse Alessio non si è presentato. Prego. Michela, voce. Prego. Allora, je suis Michela Cutrona, j'ai 13 ans et j'habite au Marineo. Je fréquente la troisième classe du collège Luigi Pirandello. J'aime danser, lire les livres et écouter de la musique. Et je suis très heureuse de participer à cette importante manifestation. Ok, merci Michela. Alessio. Bonjour à tous, je m'appelle Alessio Schimmenti, j'ai 13 ans, je fréquente la troisième classe du collège de Marineo, je suis très heureux de participer à cette importante manifestation. Merci Alessio. Ok, quindi con la terza C mi pare che Pietro Daidone, l'abbiamo. Pietro Daidone della D,
Ci sei? No, non c'è nessuno. Sì, sì, sì. Ah, ok. Buonasera a tutti, je suis Pietro di Tone, je tres an, je frequente la troisième classe du collège de Marineo. Pour cette occasion, j'ai écrit un poésie sur le gemellage. Mon ami, j'habite en Italie, tu habites en France. Je mange la pizza, tu manges la ratatouille. Pourquoi je t'appelle mon ami? Peut-être parce que les montagnes, les mers, ils ne peuvent pas nous séparer. Parce que notre lit est plus fort qu'une pandémie. Bravo. Okay. Merci Pietro, bravo, bravo. Relma, ni le montagnes, ni le fleuves peuvent nous séparer de nos amis français. Merci Pietro. Ok, on termine peut-être avec Igino, Roma. Igino, ci sei? Professoressa, senta, Igino all'inizio proprio della conferenza mi ha scritto un messaggio in cui mi ha detto che non lo faceva entrare in prendo. Ha provato a mettere il codice, il link, ma non lo faceva entrare. Sì, ma in realtà io ho detto a Igino che doveva entrare non con l'account della scuola, ma con il suo account. A me mi ha detto che stava provando a entrare con il suo account. Ah, va bene, passiamo avanti, professoressa. Va sì. Bene, io penso adesso chi c'è? Sofia? Allora, abbiamo adesso, vediamo un pochino tra quelli che Federico Greco della sezione C. E lui ha già parlato. Ok, mi pare che hanno parlato. Terminato. Sì, sì, i ragazzi hanno parlato tutti. Se ci sono dei ragazzi che quest'anno frequentano il liceo, che sono stati appunto selezionati negli anni precedenti e sono qui in online, vogliono dire qualcosa, vogliono presentarsi, lo possono fare. Sono sei ragazzi. Con Maneri Antonio già ci siamo visti. E poi, se non erro, c'è Daidone Monica, Pernice Aurora, Spataro Claudio e Spinella Sofia. Sofia, vuoi dire qualcosa? Che mi pare di averti visto. Buonasera a tutti, je m'appelle Sofia Spinella, j'ai 14 ans, je fréquente le lycée Sciences Humaines Regina Margherita. Ok, merci, merci beaucoup Sofia, congratulazione per questa premiazione. E poi? C'è Spataro Claudia, c'è? Pernice Aurora? Claudia, tu vuoi dire qualche cosa? Oui, je suis Claudia Spataro, j'habite à Marineo, j'ai 14 ans, et je fréquente la classe du lycée classique Comitato Nazionale Giovanni Falcone, au Palermo. Palermo. Merci Claudia, d'accordo. C'è una paubriele francese allora. Très bien. E qui? Ilia, Pernice, Aurora? Aurora, ci sei? No. Non la vedo. Va bene, io penso che Spinella Sofia c'è, e Donna Monica forse non c'è. Va bene, in realtà loro sei... Sì, ecco. Laura Di Peri, sì, Laura, veduto presente. Buonasera, io mi chiamo Laura Di Peri, ho 14 anni e ho frequentato le prime lezioni di Lycée Classique all'école Don Colette de Corleone. D'accordo. Très bien, Laura. È il vostro futuro. Infatti, complimenti per i vostri studi. E allora io penso che noi siamo in fase di conclusione, perché i ragazzi più o meno si sono presentati tutti. Ciò che hai vinto da questa manifestazione, al di là di tutto, delle competenze che loro diciamo acquisiscono e hanno acquisito in lingua francese, è anche proprio questo amore
e questa amicizia nei confronti degli amici di Sensigolen, perché altrimenti non sarebbero stati ispirati proprio dal tema del gemellaggio, che ha sicuramente un alto valore etico e formativo per loro e per tutta la nostra comunità, e quindi mi complimento ancora una volta con voi. Preside. Allora facciamo proprio tutti, perché possibilmente c'è qualcuno che deve intervenire tra i componenti, sia dei rappresentanti del gemellaggio. Vediamo, signor Realmonte, presidente, c'è qualcun altro che secondo lei potrebbe partecipare? Dico, tra i presenti? Io vorrei solo che qualcuno dei nuovi tra Marina Di Peri e Virgilio, ma più Marina Di Peri, che ha vissuto l'esperienza da mamma a Sensigolen, può dare testimonianza di quello che è il gemellaggio, perché lei l'ha vissuto in prima persona e può vedere, cioè ha visto le emozioni che generate nell'animo dei bambini. Esatto, benissimo, perfetto. Alla signora Di Peri la parola, prego. Se è ancora in collegamento, vediamo tra i partecipanti. Sì. Il microfono disattivato, forse. L'abbiamo persa. Niente, l'abbiamo persa. Se volete, dico la mia di esperienza. Esatto, cioè, la mia esperienza, vabbè, materialmente si tratta sempre di fare riprese video, riportare, quindi a livello storico, quindi creare documentazione storica, quindi videografica e fotografica. Ovviamente la cosa bella di ogni anno, anche se sempre lo stesso, io bene o male l'ho sempre seguito da quando arrivano all'aeroporto, e poi qualche volta mi è capitato anche di accompagnarli in esterna. La cosa bella è l'emozione, insomma, che c'è nei bambini quando arrivano e quando vengono assegnate poi alle famiglie, dove c'è proprio quella emozione d'accoglienza, un po' di lascito, ecco, insomma, verso le famiglie ospitanti. Insomma, diciamo che ogni anno c'è sempre un po', anche se è un ripetersi, però il fatto che i bambini cambiano. Io tra l'altro a 10 anni sono stato anche io a Sensigolen, quindi diciamo ho un ricordo ancora vivo, anche se sia a 10 anni. È un'esperienza che ti segna per la vita, insomma. Quindi diciamo ogni anno si va a sviluppare proprio quelle emozioni nuove verso tutti i bambini, insomma, ed è una cosa che rimane, insomma, che te la porti come esperienza di vita, insomma, nel proprio bagaglio culturale, ecco. Esatto, è vero. Sì. Tutto come ha detto Edoardo, è un... Te la porti nel cuore, souvenir del cuore, sì, infatti, proprio così. Benissimo. Qualcun altro vuole... Io vorrei la maestra Serena Tantillo come referente. Io volevo che prendesse la parola, se possibile, Presidente Realmonte. Se è dovuto allontanare, adesso la chiamiamo. Lei, praticamente, noi, per quanto concerne proprio il gemellaggio vero e proprio, durante il periodo natalizio, abbiamo fatto in modo che continuasse, anche se non in presenza. Oh. E quindi, diciamo, abbiamo pensato di scrivere delle lettere ai carissimi alunni di Sensigolen in modo tale da poterci scambiare gli auguri natalizi. E tra l'altro, ora che siamo a ridosso delle vacanze pasquali, io auguro proprio a tutti, ai rappresentanti di Amopa Italia, ai rappresentanti del gemellaggio di Sensigolen, al presidente del gemellaggio, a tutti i genitori e bambini, auguri di buona Pasqua. Ovviamente diciamo, il momento è triste, perché non possiamo essere diciamo, nella facoltà di muoverci come abbiamo fatto diciamo
tre volte fa, perché la Pasqua scorsa l'abbiamo passato pure in questa modalità di lockdown, e quindi diciamo che anche quest'anno è un periodo un po' più passato in famiglia, piuttosto che con gli amici o con i parenti o viaggiando. Però noi dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi, così con il cuore aperto al futuro, che tutto possa passare presto, anche grazie ai vaccini, insomma, che stiamo facendo. Se dico anche le rappresentanti di San Sigolen, del gemellaggio, vogliono dire una parola appunto a proposito di questo, a loro la parola. Neanche la dottoressa Rampolla, Ida Rampolla, se dopo aver ascoltato le poesie dei ragazzi. Esatto, ora risolvo il collegamento, professoressa. No, non ha risolto. Virgilio? No, Marina, puoi chiamare la professoressa Rampolla per vedere se vuole. Io ho provato a collegarmi con Anidesk. C'è purtroppo un problema che lo dà come errore di sistema. Sì, è la stessa cosa pure io. Mi sono collegato con Anidesk. Fare questa operazione con calma, perché certo, chiaro. No, anche io mi sono collegato con Anidesk, però ha un problema proprio di sistema il suo computer, quindi non riesce proprio ad attivare il microfono. Io mi sono infilata nelle altre impostazioni, però siccome ha sempre il microfono attivo. Devo vedere se riesco a tentativi, perché non è che io sia così no bravo. già avevo provato pure io, ho proprio un problema il suo computer, che è andato in errore. Ma io avevo visto un'immagine d'Italia a Mopà, un'immagine che non era, appunto, che non ricreava però la professoressa Bivona. Secondo me invece la professoressa del Tinder ha avuto un momento in cui si è collegata, perché ho visto un'immagine di cui non avevamo avuto prima. Sì, la professoressa è collegata, però ci ascolta, però non riesce, l'ispettrice Rampolla non riesce ad attivare il microfono perché c'è un errore di sistema nel suo computer. Esatto. Quindi, esatto. Eventualmente volesse appunto dire qualcosa, Virgilio si sta mettendo in contatto con l'ispettrice per eventualmente concludere. No, va bene, dico, casomai se non riesce concludiamo noi, professoressa, pazienza, mi dispiace davvero tanto. Mi permetto, lei ci vede, penso, sì. Noi la vediamo. Però c'è il problema, ecco, quindi... Posso parlare, però io non sento niente. Allora, se riesce a parlare, lei sente da qua il da me. Il saluto finale, professoressa, chiediamo. Posso parlare allora? Sì, sì, professoressa, può parlare. Ah, sì, mi dicono che posso parlare. Purtroppo oggi la tecnologia non mi ha aiutato per niente, cioè mi ha aiutato moltissimo questa signora che ha risolto il problema, quindi io non mi sento, mi vedo ma non mi sento. Purtroppo ho perso l'ultima parte della manifestazione e mi dispiace, però so che i ragazzi certamente si sono fatti onore, quindi sono lieta di averli visti, sono lieta di questa manifestazione che rinsalda i legami con San Sigolen e conferma l'interesse per il francese della nostra scuola. Quindi non posso che rallegrarmi ancora una volta con voi, con i ragazzi, con gli insegnanti, con la dirigente, con il sindaco, con tutti coloro che hanno seguito il gemellaggio e questa manifestazione, e auguro ai ragazzi di avere sempre i migliori risultati, di avere grandi successi nella loro vita e nella loro carriera. Grazie anche alla conoscenza del francese, che è un grande aiuto anche per affermarsi nella vita e nella carriera. Quindi complimenti ancora, auguri a tutti e speriamo di poterci vedere in presenza senza tutte queste complicazioni tecnologiche, che sono belle ma certe volte fanno disperare. Comunque abbiamo comunicato lo stesso e
quindi questo è quello che conta. Complimenti ancora, ti auguri sempre. Viva Marineo e viva San Sigolente. Evviva Marineo e viva San Sigolente. Benissimo. Allora, era l'inno del gemellaggio. Se vuole la lascia in linea, professoressa. Esattamente. Professoressa Di Caro, prego, vuole dire qualcosa? Sì, volevo intanto parlare in italiano adesso. Mi sono espressa in francese. Lei è come se fosse proprio francese. Il francese, dico, però come se fosse... Però che c'erano... i colleghi e gli amici di Saint-Sigolène. Adesso volevo intanto ringraziare il sindaco per le belle parole che ha avuto a proposito di me, lo ringrazio anche se non mi conosco, se vuole la lascia in linea così sente del passato, quindi lo ringrazio, ringrazio tantissimo anche la preside, la dirigente e la professoressa Ferrantelli, e vi devo veramente complimentare perché avete fatto un lavoro eccellente. Complimenti. Grazie. Ragazzi, perché grazie, sono stati bravissimi, molto disinvolti, molto veramente bravi, ottima pronuncia, bravissimi. Grazie. Vi ringrazio veramente tanto, sono felice di aver partecipato con voi ancora una volta a queste grandi emozioni. Siamo fieri di avervi avuto con voi, con noi, cioè siamo noi fieri del vostro intervento, vi ringrazio. Sì, grazie, grazie. Del vostro tempo. Grazie. Grazie anche alla professoressa Bivona. Anche lei, grazie a voi. Grazie per il suo intervento fattivo, perché inoltre i certificati, insomma, è un intervento fattivo che è altrettanto necessario, di tipo tecnico. Bene, congratulazioni, bene. Sempre vivissima, è stato un bellissimo momento. Esatto. Adesso per quanto concerne invece i nostri rappresentanti d'Oltralpe, ecco, del comitato di gemellato di San Sigolene, se sono ancora collegati. E Céline ho visto. Sì. No, Céline non c'è, e Sandrine c'è, e Letizia. Sandrine? Non li vedo più. No, forse hanno interrotto la connessione. Va bene. Grazie al presidente Real Monte. Grazie al signor Ferrara, che è veramente stato preziosissimo, un gancio, diciamo, è un gancio verso l'ITC, perché insomma ormai non ne possiamo più fare a meno. Benissimo. E allora grazie a tutti i ragazzi, complimenti, vedete, avete diciamo implementato la vostra autostima, quindi siete sul percorso dell'eccellenza, ragazzi, ve lo dicono anche i docenti di madrelingua, i rappresentanti del gemellaggio di San Sigolene. Grazie a tutti. Ora adesso mi collegherò, ho dei consigli di classe. Ovviamente ringrazio la professoressa Ferrantelli per il suo lavoro davvero di scelta, collegamenti, appunto facendo un tuffo nel passato con i gemellaggi che sono stati svolti in passato, e quindi rinnovo nuovamente i miei auguri, buona Pasqua e buon pomeriggio a tutti, un abbraccio. Vive Marineo, vive San Sigolene, Fabiano. Sì, vive Marineo, merci, merci beaucoup. Vive le grève e bonne chance pour l'ersecure. E merci ancora a Madame Ida Rampolla del Tindaro, merci alla prof Teresa Di Caro, merci a tous ceux qui sont intervenus précieusement ici à cette manifestation, le représentant du comité de jumelage de Marineo Saint-Sigolène et de Saint-Sigolène, merci à l'office du tourisme de Saint-Sigolène, merci au maire de Marineo.
e surtout merci aux familles qui sont intervenues et grâce à Rosalia Bivona qui a permis l'aspect technique de cette manifestation. Et on espère que la prochaine année, on peut se voir tous ensemble et on peut faire une grande fête. Questa ci rivedremo in presenza, va bene? Questa no, la Rocca, voglio rivedere la Rocca. La Rocca, quando finirà questa pandemia faremo un'altra bella soirée du français al castello, come abbiamo fatto qualche anno fa, dove alcuni ragazzi di sempre della scuola media di Marineo hanno elaborato delle, realizzato delle bellissime poesie che poi sono state recitate dai membri del comitato del gemellaggio, da alcuni insegnanti della scuola pubblica e privata di Marineo, proprio in occasione di quella serata dedicata tutto al francese. Benissimo, d'accordo, arrivederci. Ci riserviamo di invitarvi alla prossima accoglienza che faremo in occasione del primo gemellaggio, scambio scolastico utile. Ci auguriamo presto. Se vogliono vedere la Rocca, eccola qua. Arrivederci. La Rocca. Virgilio Ferrara vi sta facendo vedere una Rocca di Marineo in diretta. Esatto. Ciao a tutti. Sempre operativi. Ciao. Grazie Virgilio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Una buona serata. Complimenti anche a voi, alla prossima. Arrivederci signora Spra, arrivederci. Arrivederci. Au revoir. A bientôt.